Allora, di nuovo ben trovate, ben trovati tutte e tutti. Oggi abbiamo con noi Giovanni Guerrieri, come vi avevo anticipato già la scorsa settimana. Giochiamo in casa anche oggi. Scorsa settimana avevamo un regista pisano, un amico tra l'altro, insomma, università insieme anche in quel caso. E anche nel caso di Giovanni è così, perché Giovanni ha studiato all'Università di Pisa, si è laureato in storia del teatro e dello spettacolo con Mastro Pasqua fa parte di una compagnia teatrale che sono i Sacchi di Sabbia, che è stata fondata nel 95, quindi ormai è tanto tempo che ci sono, quindi ha tante cose da raccontarci da due punti di vista, insomma, dal punto di vista dello studioso ma anche del commediante, dell'uomo di teatro. Sacchi di Sabbia, che hanno avuto numerosi premi, hanno avuto il premio UBU nel 2009, il premio nazionale della critica nel 2011 e più recentemente nel 2016 il premio allo straniero. Altro non dico, se non che sono contenta che sia qui e che ci parli, insomma, della sua esperienza della scrittura per il teatro. Mi sentite? Tutto bene. Allora, buonasera a tutti. Io mi sono, a partire dal tema scrivere per il teatro, mi sono fatto un piccolo percorso. Un percorso senza mamma mia. Un percorso che ho pensato di fare senza immagini e senza materiale audiovisivo. Spero che questo sia stata una buona idea. Se mi vedete ricorrere al materiale audiovisivo, vuol dire che sono inciampato o comunque non ce l'ho fatta a arrivare in fondo al ragionamento senza trucchi. No, mi piaceva l'idea che vedeste da soli, cioè trovaste, insomma, in qualche modo curiosaste voi nelle pieghe del web, che ormai è talmente, uno strumento talmente semplice anche da usare, le cose che vi interessano di più di quelle che vi posso raccontare io, insomma. L'ho impostata così, state a sentire, poi ditemi voi, intervenite quando meglio credete, poi lasceremo, insomma, uno spazio a domande e interventi da parte vostra. Penso che scrivere per il teatro in qualche maniera sia una questione molto, molto aperta ancora oggi su cosa significa effettivamente scrivere per il teatro. Credo che questo sia, seppur oggi appunto dotati di strumenti, il web, è possibile vedere cose che noi, cioè, ai nostri tempi, noi, per noi vedere, stralci di spettacoli di Carmelo Bene o di De Bernardinis, in qualche maniera, quei miti di cui si parlava, e si sta parlando di 20 anni fa, insomma, erano cose veramente irraggiungibili. Oggi invece con il web vai, uno studente veloce riesce tranquillamente a girarsi, a capire di cosa si tratta, e addirittura uno spettatore più accorto può farsi un'idea molto precisa dello spettacolo, curiosando nelle pieghe del web, vedendo immagini, vedendo piccoli trailer, eccetera. Non vi dico cosa può fare la critica, che spesso si fa critica a partire da questo genere di materiale. Nonostante ci sia questa grande diffusione di notizie,
c'è ancora un po' una difficoltà a, come dire, a trattare dell'argomento teatro, no? Perché nella migliore delle ipotesi il teatro viene confuso con il testo. Non so se anche per voi è così, però spesso, come dire, anche chi ha più agilità nella materia si ritrova a dover parlare, quando si affronta il problema del teatro, a parlare di testo, no? Ecco, voi sapete che, come dire, le rivendicazioni del Novecento, le rivendicazioni teoriche del Novecento, da Craig, Artaud, Stanislavski, in qualche maniera rivendicano l'autonomia artistica dello spettacolo, no? In qualche modo. E quindi il testo è una parte sostanziale, una parte importantissima, però è una parte dello spettacolo. E chiaramente, quindi, come dire, chi scrive per il teatro non può tenere conto, non può non tenere conto di questo aspetto, cioè del fatto che comunque il testo è a tutti gli effetti un ipertesto, cioè dentro il testo si nascondono in qualche modo delle convenzioni, dei patti stringenti con gli spettatori e con il pubblico del tempo in cui il testo è stato concepito, si nascondono regole di palcoscenico, perché appunto quando si parla di scrittura non si può non pensare a come era fatto, a come è fatto un palcoscenico. Questo, come dire, è un dato di fatto, no? Cioè, quando i greci scrivevano avendo ben presente che tipo di palcoscenico avevano. Shakespeare, buonasera, niente, figurati. Shakespeare aveva un suo palcoscenico che era fatto in quel modo. La commedia dell'arte, voi sapete che appunto aveva quel piccolo palco volante che veniva utilizzato e che in qualche maniera stabiliva delle convenzioni ben precise, cioè un sotto, un sopra, no? un dentro, un fuori, rappresentavano delle convenzioni molto, 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 dei patti molto forti con lo spettatore del tempo. Ora, io faccio questa breve introduzione proprio per, come dire, problematizzare questo tipo di approccio creativo alla scrittura teatrale, no? Certo, sarebbe esagerato dire che i drammaturghi sono sempre stati anche registi, perché non è vero, la figura del regista è una figura, sapete, molto giovane, no? Cioè, arriva alla fine dell'Ottocento, prima non esisteva il regista. Però è vero che il demiurgo dello spettacolo antico, che era il poeta e nella maggior parte dei casi anche il capocomico, aveva sotto controllo tutti questi aspetti molto, molto differenti tra loro. Chiaramente il primo problema che ci viene è che noi non possiamo ricostruire lo spettacolo antico. Cioè, uno dice appunto, allora a quel punto come si studia il teatro, come si studia il modo di scrivere il teatro degli antichi? Ci rimane solo la poesia, no? Ci rimane solo il deposito che è il testo, no? È chiaro. In realtà non è nemmeno vero questo, perché ci sono anche altre cose. Esempio, l'iconografia. L'immagine, e qui ora verrebbe utile, verrebbe la tentazione, ma non ci casco e vado avanti dritto sulla mia strada. Cioè, i coci, il vasellame del V secolo avanti Cristo, no, può raccontarci, chiaramente non come un testo di Euripide, ma può essere integrato in qualche maniera a un testo di Euripide, di Eschilo, anche di Aristofane, per darci, come dire, la misura di come, no, in qualche modo l'attore veniva disposto sulla scena.
E anche questa è una cosa che è ancora abbastanza difficile da far passare nella sensibilità comune, no? Perché spesso appunto ti capita di incontrare anche professori del classico che leggono magari la tragedia antica, leggono la commedia antica, ma di fatto resta difficile fare quel la trattano in maniera, come dire, Aristofane fa strano che sia trattato come Dante, insomma, no? In qualche modo, perché comunque è anche pieno di frizzi e lazzi, e molto probabilmente quello che rimane è spesso anche, a volte chi fa questo mestiere dice, boh, no, scrivo, si scrive una cosa nata su improvvisazione, questa viene immortalata, magari uno è iscritto alla SIAE, va alla SIAE, deposita il testo, no? E quello no? Metti che uno abbia una fortuna di un certo tipo e quella cavolata che è nata quella sera perché magari eri ubriaco oppure no, scherzavi con i tuoi amici, così rimane, come ditti, nella memoria, nella memoria, no? Come dire, no? Rimane nel patrimonio culturale, diventa automaticamente patrimonio culturale, come invece il poeta che cesella il verso, no? E che ritorna sul verso migliaia di volte, e invece quella lì è una cosa scorta, no? E via. È strano, no? Almeno a me mi fa strano pensare a Aristofane in questo senso. Invece, se io tratto il testo di Aristofane come una specie di deposito, no? Naturalmente importante, ma da integrare con, come dire, la morfologia delle maschere, certe pose in cui gli attori vengono ritratti sul vasellame attico, no? Studiando le convenzioni dei pittori del tempo, no? In qualche maniera. Su questo, se ora io non so, sono rimasto forse un po' indietro con gli studi, però il mio professore studiava Fernando Mastropasqua, che Serena ricordava prima, aveva fatto studi di questo tipo anche molto, molto intriganti, no? Su come appunto la struttura della schenè, della scena greca, in qualche maniera veniva ricordata, citata spesso nel vasellame. No? E non solo, ma anche c'è un famoso vaso, il cratere di Promonos, anche questo risalente al V secolo, lo potete vedere anche questo se volete, verrebbe la tentazione ma non ve lo faccio vedere, lo potete vedere, cercare, perché è al Museo Archeologico di Napoli, quindi comunque sia, lo trovate sul web, dove appunto in qualche maniera c'è anche addirittura una teoria del teatro dentro l'opera di un pittore, quindi dove si vede gli attori, si vedono le maschere come dire, si vedono i personaggi che incarnano questi attori, e quindi in qualche maniera si stabiliscono delle convenzioni teatrali, no? Senza le quali, secondo il mio modesto parere, non ci sarebbe nessun testo, no? Non ci sarebbe nessun testo. Lo stesso si può dire di un altro grande esempio insomma, del patrimonio culturale occidentale, cioè la commedia dell'arte. Noi della commedia dell'arte cosa resta? No, i brogliacci, non so se ci avete presente, che poi sono appunto, come dire, hanno acquistato dignità letteraria nelle opere dei grandi, dei drammaturghi, appunto da una parte Molière, che, come dire, se le riprese, li saccheggiò quando arrivarono i comici italiani in Francia, e poi Goldoni, no? Abbiamo questa raccolta enorme di canovacci, come dire, restituiti in bel italiano e in bella copia, si direbbe, no? Ecco, se io però dovessi dire anche qui
appunto, non so se mi è capitato di avere per, sotto mano uno di questi libri di Brogliacci, o di, c'era quella raccolta di Pandolfi, oppure una raccolta di Roberto Tessari, sulla commedia dell'arte, uno dice, ma quando l'ho letto uno, no? Cosa resta di quella roba? Cioè, cosa è? Sono appunto, Arlecchino incontra Colombina, in questo arriva Pantalone, in questo che lo fa cornuto, cioè, non ci capisci nulla, cioè, è solo roba veramente illeggibile. Il più interessante, invece, per esempio, qui è il rapporto con l'icona, anche qui interessantissimo il rapporto con l'iconografia. Un esempio sono le stampe popolari, c'è una famosa raccolta Fossard, che Fossard era un musicista alla corte di Re Sole, che praticamente si divertiva quando arrivarono gli italiani, appunto i commedianti italiani, si divertiva a raccogliere queste iconografie, no? che in qualche maniera erano dei fumetti, delle vere e proprie trame, dove a volte difficili da ricostruire, perché è difficile da ricostruire l'ordine. E quindi, come dire, per esempio, c'è un Arlecchino a un certo punto della raccolta Fossard che è, come dire, è ancora, che io sappia, almeno fino a 20 anni fa, ma le ricerche su queste cose vanno lente, no, in realtà mi sono documentato di recente, è ancora dibattuta la questione di qual è la trama di quella commedia, no? Perché ci potrebbero essere 2-3 combinazioni differenti e questo viene, di questo si occupano più gli studiosi di arte, quindi delle convenzioni pittoriche, che non gli studiosi di letteratura o diciamo di letteratura o di teatro, perché appunto è difficile ricostruire la trama. Ma la cosa interessante è che se messi tutti in fila nella trama idealmente giusta, ci danno la commedia, no? Con tutte le movenze e una convenzione, e una come dire, è un rapporto preciso in qualche modo con il pubblico del proprio tempo, cioè, perché chi faceva le stampe in qualche, esattamente come si fa il fumetto, il canovaccio di un fumetto, no? Sono schizzi che poi naturalmente venivano, cioè il pittore era presente, abbozzava, poi ricopiava in bel italiano, in bella, cioè faceva il bel disegno, e questo diventava la trama dello spettacolo. Poi cosa succedeva? Questo Fossard non le numerò e scatenò questo piccolissimo, purtroppo, enigma di cui alcuni studiosi si occupano ancora. Un altro esempio di questo tipo è questa volta ordinato, anche se non si, c'è un castello in Austria, a Trausnitz, dove c'è una Narrentrap, cioè una scala dei folli. Su questa scala, praticamente, alla fine è affrescata una commedia, no? Anche qui non si capiva se la commedia si leggeva andando dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto. Poi l'ipotesi più accreditata è che appunto si scendesse in qualche maniera, e scendendo si restituiva l'ordine reale della commedia nell'ottica del mondo a rovescio, no? Perché insomma l'idea appunto è che salendo te partivi dalla fine, no? Il carnevale, il mondo a rovescio, eccetera. Infatti l'affresco era una testimonianza di un carnevale alla fine del 1558, dove appunto i nobili della contea avevano celebrato questa grande festa, e l'affrescatore aveva preso appunti su questa commedia e l'aveva ritrascritta per le scale di questo castello. Quindi anche questo un esempio fondamentale di come appunto
di come una parte visiva, una parte iconografica, in qualche modo può essere integrata, no, alla parte più propriamente testuale. In questo caso il testo è talmente esile che di integrazione ce ne sarebbe veramente bisogno. Ma questo secondo me, ma vale anche per i grandissimi. Shakespeare, per esempio, no? Noi siamo abituati a trattare Shakespeare giustamente come un grandissimo poeta, no? Però appunto il poeta puro è nei sonetti, mentre invece il teatro è molto spurio, no? Non sappiamo effettivamente, pare che non lo licenziò mai lui il teatro, quindi non lo editò mai, no? E quindi sostanzialmente non sappiamo fin dove arriva lui, insomma tutto questa genere, ma soprattutto esistono sepolti in quello che ci resta, insomma nel testo, io chiamo quello che ci resta il testo, forse è un po' limitativo parlare dell'Amleto come quello che ci resta, però di fatto, fatemi seguire il mio ragionamento, è un po' così. Per esempio, un esempio, l'Amleto, vi dice niente questo nome? L'Amleto inizia con una battuta stranissima, non so se qualcuno di voi se la ricorda. Voglio interrogarvi. Non vi ricordate l'inizio dell'Amleto? Nessuno se lo ricorda? No. Come? No, quello viene dopo. No, no, però diciamo il concetto è un po' quello. No, inizia con la battuta chi è là, no? Allora c'è uno che arriva e dice a quello che fa da sentinella, che si chiama Francesco, no? O Francisco, chi è là, no? E quello gli dice: no, chi è là lo dico io, chi è là, no? E quello quello si identifica, mi sembra Fernando, vieni, no? E prende il posto e fanno il cambio della guardia, no? Ora, sull'opera per eccellenza del teatro occidentale, l'Amleto, inizia anche là, no? E poi inizia sbagliato, no? Perché inizia che non è il chi è là, non lo dice la sentinella, ma lo dice quello che deve dare il cambio, no? Allora, il mistero di cosa facesse questa sentinella. Cosa faceva questa sentinella? La sentinella nell'Amleto, Francisco. È un mistero per chi si occupa di teatro, sia dal punto di vista teorico, ma anche dal punto di vista proprio fattivo. Questa sentinella dell'Amleto è rognosa, capito? Perché naturalmente te dici, c'è un'azione, c'è una pantomima, c'è qualcosa prima che non è scritto, in qualche maniera con cui Shakespeare decide di iniziare il suo spettacolo. Allora, se io devo pensare che per Shakespeare lo spettacolo è una creazione autonoma, come tutto ci porta a pensare, perché appunto mentre nei sonetti era tutto preciso, no? Il testo era molto geloso, come tutti i commedianti di allora erano tutti molto gelosi dei loro copioni, perché non essendoci il copyright, no? Arrivavano degli scribacchini che appunto noi facevamo all'inizio una famosa gag, no? Noi come i sacchi di sabbia all'inizio facevamo il cabaret, no? Allora
reduci da queste lezioni di Mastro Pasqua, si faceva quello che andava a copiare, a sentire l'Amleto, era un po' sordo, no? E scriveva, dice, ma chi ha detto essere o non essere, no? Ma io ce le metto tutte e due, no? Quindi essere, aperta parentesi, o non essere, chiusa parentesi, e questo si è tramandato nella storia. Ah, abbiamo Lina Bolzone, buonasera Lina. E quindi, come dire, trovarsi di fronte a un chi è là, ora fatemi fa bella figura, eh? trovarsi di fronte a un chi è là diventa un po', è un problema. Allora, cosa faceva la sentinella? La domanda è un po' questa. Allora, lo scrittore che scrive di teatro, cioè Shakespeare decide di iniziare con la sentinella, che fa qualcosa. C'è una battuta poco dopo che appunto la sentinella dice fa così freddo mentre se ne va, no? Sto parlando dell'inizio dell'Amleto. La sentinella se ne va e dice ho freddo, fa così freddo che mi stringe il cuore, no? Quindi passa da una, come dire, dalla temperatura, come dire, meteorologica a una temperatura emotiva, no? Questo, anche questo è un dato che ci fa pensare che forse appunto Shakespeare aveva immaginato una pantomima straziante. Vi ricordate, poi l'Amleto finisce con un'invasione, no? Forte, l'armata norvegese arriva, Amleto morto, non solo Babbo morto ma tutti morti, arriva l'armata di Fortebraccio e questo Fortebraccio temuto e invocato, evocato fin dall'inizio, arriva e trova Amleto, lo trova morto e dice peccato, saresti stato un avversario degno, no? Di me, no? Invece proprio tutto l'opposto, però di fatto siamo in un clima di guerra, quindi questa sentinella diventa un'icona, no? Questa sentinella che scruta probabilmente il mare, forse è sull'alto del globe, no? Quindi sulla parte alta del teatro, scruta il mare, scruta l'orizzonte, in qualche maniera è l'inizio, è il vero inizio, prima della parola, della scrittura, no? Dell'Amleto. Altri esempi appunto che spesso rovesciano il senso delle cose che leggiamo. A un certo punto, sempre nell'Amleto, c'è Polonio, non so se vi ricordate, quando arrivano i comici, Polonio dice: ah, mi piace molto il teatro, da giovane facevo l'attore, no? Però duravo poco perché facevo Cesare e morivo in Campidoglio subito, no? È la fine che fa Polonio nel giro di poche battute, diciamo, no? Quando viene ucciso, infilzato, no? un topo, e viene ucciso, infilzato nella stanza della regina. Allora, in quel caso, no? Anche questa è una battuta, come dire, molto legata, chi ci dice che quell'attore non fosse l'attore che la sera prima aveva recitato e aveva fatto la parte di Giulio Cesare, che era morto in Campidoglio, e che quindi può scatenare una serie di sensi che a noi spettatori, a noi non spettatori, a noi lettori di 500 anni dopo ci sfuggono completamente, no? Un altro esempio sempre in Shakespeare, che secondo me a me mi ha sempre fatto, come dire, pensare, è anche qui, siamo all'inizio, vi ricordate l'Otello? L'inizio c'è Iago e Roderigo che stanno cercando di svegliare la casa di Desdemona, diciamo, dove non c'è più Desdemona ma c'è il vecchio padre Brabanzio, che personaggio, è un senatore, quindi a Venezia uno che conta, e Iago spinge Roderigo, che era invaghito di Desdemona, e spinge Roderigo a far casino, cioè a urlare, no? Perché in qualche maniera bisognava dare l'allarme,
il Moro era fuggito con la bella Desdemona. Ok? Allora, ne prova di tutti i colori, no? E questo Brabanzio non... è lì che si lambicca, ma come, no? E però non fa quello che Iago si aspetterebbe di fare, no? Che si aspetterebbe che facesse. A un certo punto cosa succede? Però un po' di chiasso lo fanno. Brabanzio apre le finestre e dice: chi è? Ma chi è che fa questa confusione? No? Vede Roderigo e dice: ah, sei te, no? E fa per ritirarsi. Perché? Perché molto probabilmente Roderigo sotto le finestre di Desdemona c'era tutte le sere, no? Quindi non è una grande novità, non è una cosa che possa dare l'allarme e scatenare un pandemonio. E allora Iago se ne accorge e gli dice, e gli urla nell'ombra senza farsi riconoscere, tutta una serie di male parole. Dice: a quest'ora tua figlia sta facendo, no? Allusioni sessuali col Moro, no? E Brabanzio si irrigidisce, dice: tu chi sei, no? Hanno uno scambio di battute e lui lo chiama e lui gli dice: tu sei you are villain, no? Che viene di solito tradotto con maledetto, no? Vi ricordate? Quindi la battuta è un crescendo e la battuta che viene data è tipo maledetto, no? E lui gli risponde, Iago gli risponde: and you are senator, e tu sei un senatore, no? Ora, questa cosa, anche questa, per uno che la deve mettere in scena nel 2017 non è semplice. Perché dice: ma cosa, no? Ora sì, si può fare una, no? Dice: allora, maledetto e senatore stanno insieme, però insomma, è tirare un po' troppo la corda, no? È vero, cioè, insomma, però se si pensa che si stiano invece rinfacciando dei ruoli teatrali, no? In maniera metalinguistica, cioè lui ti sta dicendo: ti ho riconosciuto, you are villain, cioè sei la maschera del villain, cioè del male, sarebbe il demonio, insomma, in sostanza una figura demoniaca, un intrigante, sono tutti ruoli che vengono dal teatro medievale, no? E quell'altro gli risponde: e tu sei un senatore, e tu fai il ruolo del senatore, no? In qualche modo è un gioco che noi perdiamo, noi contemporanei, noi lettori, ma che molto probabilmente per gli spettatori di Shakespeare era un gioco molto vivo e molto molto interessante. Un'altra delle componenti, ora ve lo faccio digerire piano piano, smetto ora di parlarvi di Shakespeare, perché un'altra cosa, appunto, abbiamo detto l'iconografia, appunto nelle pieghe del testo si nascondono tante cose, ma un altro elemento secondo me fondamentale per scrivere per il teatro è la convenzione recitativa, cioè come si recita, cioè in sostanza voi sapete che esistono molti codici e tanti sono andati perduti, no? Perché chiaramente si tratta di oralità, no? E quindi le cose si perdono, però come dire, ci sono stati fatti anche dei tentativi nel corso del tempo proprio di bloccarli, cioè il famoso codice morrocchesi, non so se qualcuno di voi questo termine dice niente. Il codice morrocchesi era un codice degli inizi dell'Ottocento che, questo dovete guardare su internet, non vi faccio vedere niente, non... il codice di morrocchesi era una specie di prontuario dell'attore, no? Sostanzialmente si utilizzava una
una grafia dei simboli, una specie di stenografia, proprio per, come dire, dare le intonazioni, cioè una specie di pentagramma sostanzialmente, che veniva tirato sotto il testo, venivano messi dei simboli, dei segni, che in qualche maniera davano l'andamento del testo teatrale. Quindi, come dire, seguivano le impennate della voce, seguivano, come dire, venivano segnate le pause, venivano segnate le improvvise tirate, cioè quando la voce diventa concitata, no? Gli impennamenti, quindi i salti di, come dire, di tonalità che in qualche maniera costituivano il gioco emotivo, no? Con cui l'attore entra in simbiosi col suo pubblico. Questo era la regola del grande attore. Cioè, voglio dire, noi abbiamo avuto l'ultimo grande attore in questo senso, era Gassman, no? Che utilizzava proprio questo tipo di struttura, naturalmente destrutturandolo quando gli pareva, no? Ci diceva appunto Massimo Foschi quando è venuto qui a leggere l'Orlando Furioso quest'estate, appunto raccontandoci episodi di Gassman, che lui utilizzava veramente delle cose tipo non diceva le doppie, no? Perché come dire, creavano una leggera cacofonia, no? Per cui un vero attore non dice mai le doppie, no? Questa specie di mitologia in realtà era vera, cioè, e come dire, non solo quindi, come dire, costruiva una forma recitativa fissa, e quindi c'era un modo per fare l'essere o non essere, c'era un modo per fare l'ultimo monologo dell'Otello, c'era un modo per fare Alfieri e compagnia bella, ma anche diventava una modalità di costruzione del testo. In quel caso teatro con la struttura capocomicale, con il grande attore in prima fila, ritagliava tutto, succedeva che i testi erano, come dire, ritagliati a sua misura, una serie di monologhi, cioè il meglio di, infischiandone completamente della trama, diventavano il meglio di per quindi una prova di recital quasi da serata d'onore del grande attore, e intorno una serie di piccoli comprimari che ruotavano, no? Seguendo una struttura che aveva più del musical narcisistico che non del drammatico, se così vogliamo dire, no? Allora, questo tipo di selezione del testo non è una scrittura teatrale. Secondo me, in qualche modo lo è, no? È un modo di scrivere il teatro in una determinata maniera. E si ricordano esempi illustrissimi, i Rossi, i Salvini, no? Ricci, che è stato il suocero di Vittorio Gassman, no? Che appunto, quindi siamo alla generazione precedente. Su questo esistono delle drammaturgie che sono riadattamenti da i grandi classici, quindi da Amleto, da Giulio Cesare, da Otello, soprattutto shakespeariani, ma anche italiani, Alfieri, ma anche commedie, che seguono esattamente questo tipo di traccia, che è anche sotto certi versi interessante dal punto di vista musicale, perché se tu lo potessi ricostruire, cioè questo crescendo dell'attore, no? Lì ci sono dei passi, per esempio, di Sergio Tofano, non so se ci avete presente, quello del signor Bonaventura, che oltre a essere un grande disegnatore eccetera, fu grande uomo di teatro, e il signor Bonaventura fu anche personaggio teatrale, che lui in un libricino molto sfizioso che si chiama Il teatro all'antica italiano racconta, elenca e classifica tutta una serie di vizi e virtù del teatro capocomicale italiano.
con un gusto proprio veramente, ma dice anche, come dirti, il bene, quel bene che si poteva dire, cioè il fatto che appunto comunque questi interpreti spesso erano dotati di grande voce, di grande energia, anche se poi accanto si mette che se rimanevano indietro, no, per l'amor del cielo, no? C'è un finale parodico di Gassman che fa l'Amleto, no? Che insomma li sta morendo, fa conto, li muore, io dice, scansati che mi impalli, no? Li sta morendo ora non mi ricordo se Ofelia, no, perché Ofelia arriva morta, insomma, poi in queste traduzioni e riscritture succedeva un po' di tutto, no? Però c'è una cosa dove lui è lì, no? E gli arriva davanti e questa dice scansati che mi impalli, no? Che era proprio tipico di quel tipo di teatro e che costituiva veramente una drammaturgia di scena. Appunto, se immaginiamo, voi sapete che per esempio parlavamo prima della commedia dell'arte, l'Arlecchino ha quel modo di parlare che viene tradotto oralmente, no? Gli ultimi Arlecchini, appunto Soleri è stato forse l'ultimo, no? È l'ultimo Arlecchino, in qualche modo è un, come dire, un erede di questa struttura musicale orale, no? Quelle cadenze, quel modo di parlare, insomma, che abbiamo ancora nelle orecchie, no? Il Maggio drammatico, voi sapete che ancora qui noi abbiamo affrontato qui in provincia di Pisa abbiamo ancora una compagnia, conoscete la compagnia del Maggio, Pietro Fredeani di Buti, che ancora lavora su quel tipo di forme drammatiche, no? E assistere a ora i vecchi maggianti stanno scomparendo, però assistere a quelle forme teatrali te la dice lunga sul tipo di convenzione, no? Perché sia che facciano appunto la Medea, sia che facciano la Passione di Gesù Cristo, sia che facciano la Pia dei Tolomei, la Gerusalemme liberata, hanno fatto anche l'Orlando Furioso, succedono delle cose che a volte sono anche comicissime, no? Che però ti capita a te come spettatore intruso, che magari vai a vederli curioso, ma non sei nel contesto, precisamente incastonato nel contesto, succedono delle cose veramente strane, tipo appunto arriva la moglie dell'attore e suggerisce, no? E gli dice le cose perché vede, che ne so, Orlando in difficoltà, no? Per dire, no? E la moglie gli suggerisce, lui canta, ma come dire, succede quasi una specie di miracolo per cui lo spettatore dentro il contesto, quindi perfettamente integrato, è come se non la leggesse la moglie, no? Mentre a me mi fa ridere, cioè arrivo lì e dice ma guarda quello, no? Questi se lo guardano come se non, niente fosse, no? Perché, come dite, il livello di quella rappresentazione è così marcato e così ben definito che hai la sensazione che tutto quel residuo, quelle piccole sporcizie che gli stanno intorno, per un certo tipo di pubblico sono veramente ininfluenti. Loro facevano la Passione di Gesù Cristo, che io quando vidi Gesù Cristo mi venne subito da ride, perché era uno, ora qui sono registrato ma lui non la sentirà mai, che prima di tutto c'aveva uno strabismo micidiale, uno strabismo pasoliniano, cioè avete presente di certi volti pasoliniani? E questo quando diceva uno di voi mi tradirà, un di voi mi tradirà, oh, non si capiva chi era. Ma non vi sto dicendo, è una cosa incredibile. Io le risate che mi sono fatto su quest'ultima scena, non lo penso di averle fatte mai a teatro. E tutti, io mi guardavo intorno e dicevo: ma com'è possibile che questi non se ne accorgano? Un di voi, ecco, per dire, no? Situazioni in cui ancora una volta il codice recitativo diventa determinante e lì, come sapete, esiste un poeta che scrive in ottonari o in ottava rima, quindi nei decasillabi, che rispetta le forme di una commedia
insomma, come rispetta proprio il prologo, cioè proprio la struttura, sono fatte un po', come dire, con lo stampino, no? E ancora oggi gli ultimi poeti scrivono così. Ecco, come sta andando? Ah no, perché io poi un altro punto che appunto, come vi dicevo prima, le cose non migliorano quando arriva il regista, no? Il Novecento è ricco di, come sapete, di esperienze incredibili dal punto di vista teatrale, proprio nell'ottica anche della rivendicazione dell'autonomia dello spettacolo, cioè dell'autonomia dello spettacolo rispetto al testo. Quindi abbiamo appunto dai grandi registi e i teorici della regia, Stanislavski prima di tutto, poi Artaud, Gordon Craig, cioè tutti i grandi teorici insomma, che hanno fatto il teatro del Novecento. Io appunto volevo citare altri due modalità di scrittura che per me sono quantomeno significativi, cioè per il mio discorso, poi sono tutti, insomma, non è che vi vado a cercare, sono Brecht e Edoardo, per cui insomma voglio dire, non è che vi vado a cercare il minore. La cosa, secondo me, appunto, estremamente intrigante di un modo di scrivere come questo dei due drammaturghi insomma, vi citavo, Brecht e Edoardo De Filippo, è proprio la contemplazione all'interno della scrittura della recitazione, no? Del modo di recitare e in qualche modo di appunto, voi sapete insomma, la teoria dell'effetto di straniamento che citò Brecht, che teorizzò Brecht, è piuttosto nota, quindi questo distacco tra l'attore e il personaggio che impedirebbe l'immedesimazione, l'empatia acritica, no? In qualche modo, perché sostanzialmente il lavoro dello spettatore, chiamiamolo così, avviene in questo baratro, no? in questo straniamento che esiste tra attore, tra l'interprete, l'esecutore del ruolo e questa astrazione che viene chiamata ruolo, appunto, che è il personaggio, no? Il ruolo o il personaggio. C'è un esempio che secondo me è illuminante, è Edoardo, che questo ve lo potevo far vedere ma non ve lo faccio vedere. Gli esami non finiscono mai, non so se conoscete questa commedia. Edoardo all'inizio di questa commedia, allora io ho portato varie cose ma fino ad ora non ho toccato niente, quindi sto andando bene. Ora prendo l'inizio di Gli esami non finiscono mai, perché ve la leggo male, però ve la leggo. E il personaggio principale si chiama Guglielmo Speranza, no? È l'ultima, questa è una commedia del 71, è l'ultima commedia scritta da Edoardo. E lui inizia con un prologo e si rivolge agli spettatori. Pubblico rispettabile, signori e signori, il protagonista della commedia che ascolterete stasera si chiama Guglielmo Speranza. Non vi stupirete, spero, se questo personaggio che io stesso farò vivere al centro della vicenda e che accompagnerò dalla giovinezza fino alla vecchiaia non cambierà mai di abito. Non può, non deve. L'ho chiesto all'autore e lui mi ha risposto: l'eroe di questa commedia non è un tipo,
bensì il prototipo di tutti noi. Un eroe la cui esistenza è caratterizzata dagli aspetti positivi e negativi della nostra stessa esistenza, e perciò sarebbe impossibile trovare un vestito che rispecchiasse la sua complessa personalità. E ha precisato: un simbolo si riconosce per ciò che pensa e dice, non per il vestito che indossa. E poiché l'autore ha voluto risparmiarvi il personaggio, virgolettato, comodino, cioè la spalla, ogni tanto nel corso dell'azione io verrò qui a fare una chiacchieratina con voi, perché possiate apprendere dalla bocca stessa di Guglielmo Speranza il suo pensiero intimo sui fatti accaduti e le previsioni su quelli che dovranno accadere. In altri termini, la spalla sarete voi. Guglielmo Speranza lascia l'università, si è laureato. Non sappiamo quale facoltà scelse a suo tempo. Infatti, come vedete, il suo berretto goliardico è stato ricavato da un foglio di giornale. L'azione ha inizio intorno al 1922-23. Queste tre barbe rappresentano i passaggi del tempo: nera per la giovinezza, grigia per la maturità, bianca per la vecchiaia. Ecco, si applica sul viso la barba nera. Ho 25 anni, mi sono appena laureato. Vivo in quei tempi che oggi qualcuno ricorda con una punta di nostalgia, i tempi romantici di addio giovinezza, quando gli studenti ancora cantavano, eccetera, eccetera. E qui si passa all'interno dell'azione che praticamente si evolve, come dice lui in questo prologo, appunto Guglielmo Speranza è poi sottoposto continuamente a una serie di prove. E queste prove lo schiacceranno sempre fino alla fine, in cui morto verrà, la morte sarà la sua grande liberazione, no? È decisamente intrigante questo prologo, e anche il gioco che fa Edoardo sulle maschere, no? Perché chi ha visto lo spettacolo, ora lui scrive questa cosa sul testo, ma chi ha visto esiste la registrazione dello spettacolo Rai. Lui cosa fa? Lui non se la mette la maschera, no? Quando arriva a mettersi i baffi neri, dice: ma questo darebbe annoia a me e a voi, no? E se lo mette sul taschino. Quindi cerca un'ulteriore forma di straniamento, dove veramente questo personaggio diventa completamente un'astrazione, dove vediamo Edoardo vestito quasi come un cinese, no? Con una specie di uniforme grigia, anzi carta zucchero, da cinese maoista, questo personaggio con queste tre barbe al taschino, no? Attraversa tutta la commedia, con una volta la barba nera, una volta la barba grigia, una volta la barba bianca, con un gioco teatrale che è semplicissimo, ma scatena, dal mio punto di vista, veramente un'enormità di fantasie, no? Perché appunto, vedi questo oggetto completamente, questo vecchio signore Edoardo, che è Edoardo, ma è sganciato completamente dal contesto della commedia, e scatta un meccanismo anche critico che lui come scrittore aveva previsto già sulla carta, ma che poi ha sviluppato sulla scena come regista, appunto inventandosi questa cosa della barba dove non si trucca, no? Ma veramente la mette quasi come indice del personaggio e non come incarnazione, è un indice, è semplicemente un dire: io sono quel personaggio. E io questa cosa l'ho sempre trovata veramente un colpo di grandissimo genio, di come uno scrittore come Edoardo, che naturalmente, come sapete, cioè Edoardo viene dal famiglia d'arte, è figlio di Edoardo Scarpetta, conosce perfettamente i meccanismi della commedia del padre, le zeppa,
proprio li zeppa di realismo, perché poi alla fine, appunto, se voi prendete una commedia di Edoardo, la vivisezionate, trovate che ha gli stessi meccanismi di Scarpetta, però dentro c'è il come dire, un gusto per il neorealismo. Ne viene fuori un pastiche che è simbolico e reale al tempo stesso. Perché appunto tutto è Edoardo meno che naturalista, da cominciare dal modo in cui lui recita in teatro. Cioè, se ci fate caso, io questo lo dico, insomma, spero che insomma, spero di accendervi un po' una curiosità di andare, ma non esiste l'Edoardo naturale, ecco, dice come è naturale Edoardo, ma quello era un insieme di farfugliamenti e di, no, pause che come dire, crea veramente un... Carmelo Bella la sintetizzava in una maniera anche questa veramente geniale, quando diceva appunto Edoardo distrugge a valle quello che ha creato a monte, no? Quindi, come dire, la sua drammaturgia come dire, viene smontata non è la parola giusta secondo me, ma viene rielaborata e rilanciata da lui stesso sulla scena, anche contro lui stesso scrittore, no? Che è una cosa curiosissima, insomma. Ecco, quindi, questo, come dire, ora fin qui vi ho parlato delle problematiche, a mio modo di, che si sono dietro proprio questa frase, scrivere per il teatro. Poi io ora, come dire, sarei portato a parlare, no, io vi volevo raccontare un po' di più da vicino la nostra esperienza, non tout court naturalmente, ma passando per un altro step che secondo me è nuovo per la storia del teatro, e che accade solo nel Novecento, e è che materiali non drammaturgici, non teatrali, atterrano sulle assi del palcoscenico. Quindi, come dire, i grandi romanzi, le grandi, come gli oggetti che in qualche maniera, gli oggetti desueti, no? Che cos'è appunto l'idea di portare a teatro i fratelli Karamazov, non apparteneva certo all'Ottocento, Madame Bovary, la grande narrativa in qualche modo è un fenomeno che, come dire, su cui facciamo i conti relativamente da poco, e rappresenta un altro, come dire, step importantissimo per chi scrive per il teatro. Non so se siete d'accordo, ma se ci pensate, insomma, mentre appunto o scrivi una drammaturgia originale o riadatti una drammaturgia esistente attraverso quindi dei cori, oppure come dire, riadatti per esempio per la scena grandi capolavori, per esempio della letteratura, cose come dire, molto che vanno, per esempio, che possono costituire un potenziale successo al botteghino, oppure che, come dire, rappresentano nella ricerca dell'autore, del regista, una tappa fondamentale. È scomparso da poco, l'anno scorso, Luca Ronconi, che ha portato in scena, insomma, dall'Orlando Furioso agli ultimi giorni dell'umanità di Karl Kraus. Insomma, si tratta di, negli anni 90, Ronconi portò questo portò in scena questo romanzo, chiamiamolo, questo scritto di Karl Kraus, che insomma
voglio dire, sarebbe stato Karl Kraus stesso che lo leggeva ogni tanto nei salotti, provocando i suoi ascoltatori, tutto si sarebbe forse aspettato, meno che potesse diventare uno spettacolo teatrale. E Ronconi, con uno sforzo diciamo faraonico, ancora lo stiamo pagando le ultime rate di quel piccolo sforzo, al Lingotto di Torino, realizzò uno spettacolo a partire da quel macigno in questo ultimo step vengo più vicino al nostro lavoro di compagnia. Noi per esempio abbiamo portato in scena parto subito con un esempio divertente. Noi abbiamo fatto un Sandokan. Eh sì, c'è chi fa Karl Kraus, chi fa Dostoevsky e noi facciamo Sandokan. Ma Sandokan nasconde, sapete? Allora, qui si potrebbe, no? Allora, Sandokan, sapete tutti di cosa si tratta, sapete tutti che è il personaggio inventato da Emilio Salgari. Siamo negli anni 60 dell'Ottocento, questo personaggio nasce a puntate, questo romanzo viene pubblicato a puntate sulla Nuova Verona, giornale, la domenica sulla Nuova Verona, e quindi è l'inserto settimanale della Nuova Verona, sapete anche di cosa parla, siamo nel mondo esotico, cioè. Allora noi facciamo un Sandokan. Ora, io sono abbastanza, insomma, voglio dire, io che farò secondo voi? esatto, faccio Sandokan. Allora, il primo problema, per esempio, della riscrittura di un Sandokan per il teatro, che diventa teatro contemporaneo in qualche modo. Cioè, perché ti viene a mente Sandokan? Questa è la prima cosa da chiedersi. Dici perché? E qui si aprirebbero. Lei che dice? No, lei. Lei era stimatrice di Sandokan ai tempi di Kabir Bedi, no? Qualcosa sì. No, ma infatti poi ognuno ha i suoi gusti. No, ma è giusto. Sandokan, allora, vabbè, un po' per vocazione, diciamo, come dire, il gusto nostro come compagnia di cose un po', come dire, anche di una letteratura minore, che, cioè, Salgari è uno scrittore appassionante per vari motivi, non solo perché ci ha fatto sognare quando si era bimbetti, e personalmente io ho ritrovato, come detti, questo gusto per l'infanzia al momento in cui ho avuto la prima figliola, no? Quindi, come dire, no? Fammi ritornare Corsaro Nero, Sandokan, non lo so, una cosa di questo genere. E quindi c'è stata una, come dire, un avvicinamento emotivo inspiegabile, cioè sono andato a ricercare nella soffitta dei miei genitori, no? Sai, quelle cose un po' dimenticate, no? E quindi già questo era un meccanismo, come dire, che incuriosisce chi fa questo tipo di lavoro, che ha a che fare continuamente con la vita, no? Quindi con come si è emotivamente. Quindi, come dire, sei spinto, siamo spinti, ero spinto verso un mondo no, di pirati, no? Quindi potevo fare o il delinquente o il politico, no, o il teatrante, no. Quindi c'è questo aspetto che è stato il primo motore. Il secondo motore è che obiettivamente un certo tipo di letteratura ci dice, proprio perché anche un po', nasce da una certa, come dire, da un rapporto sincero con gli spettatori, con i lettori del tempo, ci dice molto del tempo in cui è stata scritta, no? E, come detti, questo bisogno di evasione
insomma, Salgari è stato il primo ad appagare in maniera così prolifica, perché quello ha scritto, non so se sapete la storia di Salgari, Salgari è morto facendo Karahiri, cioè ammazzandosi sulle colline torinesi, perché era depresso, sfruttato dagli dagli editori, e in qualche modo aveva come dire un ritmo di lavoro che non riusciva a sostenere proprio, no? Proprio per questo bisogno di questo compito gravosissimo di appagare il sempre più crescente bisogno di quel tipo di letteratura, in cui lui sembrava, a volte sembra copia e incolla, se te lo leggi, ti leggi tutto il ciclo dei pirati della Malesia, a volte dici questo ha inventato il copia e incolla, perché ci sono dei blocchi, delle descrizioni, delle etnie o della vegetazione che sembrano veramente, siamo veramente a un livello pazzesco, con piccole variazioni. Questo aveva la capacità di rievocarti questi tipi di mondi che ti riproponeva continuamente, no? Ecco, quindi, come dire, quindi il secondo step è stato questa cosa razionale, pensata, che quel tipo di letteratura poteva dire qualcosa di più sul tempo in cui era stata concepita. Siccome questo tipo di letteratura in forme diverse, ma come dire, come sostanza, continua a esistere e a sopravvivere, mi sono detto, ci siamo detti, ma quanto ancora ci parla, no? Quanto ancora può dire qualcosa di oggi, no? Del mondo in cui viviamo, e qui diventa tutto più ardito, perché appunto siamo nell'epoca Trump, in un mondo che cambia dal giorno alla notte in maniera apparentemente irreversibile. Dice, ma vai a cercare proprio Salgari per raccontarti qualcosa di oggi, no? Boh, non lo so. E quindi iniziò la scommessa Sandokan. Vi parlo di Sandokan perché per noi è una forma di scrittura che piuttosto ardita, no? Ve la racconto, no? Si trattava di dire dove lo collochiamo. Uno scrive per il teatro e dice la scena mostra, no? Nel testi della drammaturgia novecentesca, Pirandello metteva delle didascalie di due pagine per dire di dove era, e ci metteva pure che sul comodino c'era la fotografia, no? È vero o no? In questo tipo di scrittura dove siamo? No? E qui voglio interrogare. Dove l'avreste collocato un Sandokan? Prego. In parlamento. Quando faremo Sandokan alla riscossa lo terrò in considerazione. È giusto. Esatto. La signora ha detto una cosa che comunque ha un suo senso, oltre al senso profondo, difficile collocarlo a Mompracem, cioè nella spelonca con cui inizia Sandokan, no? Per cui qualsiasi teatrante oggi volesse fare un'operazione, come ditti, un minimo di senso, ci pensa due volte a dire, ma come a Mompracem, ma come faccio, che faccio il disegno dell'isola col mare dipinto, no? Voi sapete che nel mare, nel cielo,
Insomma, voglio dirti, no? Siamo per dei principi di realtà che ci devono sostenere in maniera, perché sennò si diventa poco credibili. Cioè, il problema poi dell'attore, e lì si aprirebbe tutto un altro paragrafo, è che se non è credibile, se non ci crede, diventa incredibile, non credibile. E se diventa non credibile, è finito tutto. Cioè, si infrange quel patto che si crea e che quindi, esattamente, e quindi, come dire, ma perché sia credibile, e a volte la credibilità è una cosa che si, come dire, che si instaura improvvisamente, e paradossalmente può essere in un bambino che fa uno spettacolo al liceo, no? Come in un anziano che fa una recita oratoriale, amatoriale, come chiamiamola, come ci pare. Cioè, ma questo tipo di empatia a volte si scatena. Come? Ah, lo so, mi succede anche a me. Se hai detto qualcosa, non ho capito. Ah! Quindi, come dire, non Mompracen, no? Allora, noi l'abbiamo ambientato in un cucinino, in un tinello di casa, in una cucina di casa, cercando di rispettare l'idea di Salgari, in qualche modo, no? Salgari era uno che per antonomasia non ha mai girato, cioè era lo scrittore che ha girato in un triangolo fra Verona, città di nascita, Torino e Genova, che erano le rispettive città di lavoro, e non si è mosso da questo triangolo delle Bermude, no? Ma la cosa incredibile è che, appunto, nel contempo è stato, come dire, quello che ha fatto più fantasticare su paradisi, paesaggi esotici, etnie mai viste, milioni di giovani lettori, e non solo giovani, no? Perché poi, appunto, quando veniva pubblicato nelle pagine del giornale era anche un po' più piccante, no? Prima che diventasse scrittore per i ragazzi, aveva anche questo aspetto passionale, quindi la giovane inglese col pirata selvaggio, no? Tutte le settimane questi aspettavano, no? Dice, ma come andrà a finire questo incontro, no? È tutta una metafora spaventosa. Allora, di fatto, quale miglior luogo, no, della casa, no? Del tinello, della cucina, diciamo, no? Per ambientare un Sandokan. Quale luogo più rispettoso di Salgari per metterci dentro i suoi tigrotti, no? E, come dire, e partendo da questo presupposto, come dire, le cose cambiano, no? Perché allora diciamo, dobbiamo cominciare a dire, va bene, allora noi lo recitiamo in quattro personaggi. Un'altra cosa fondamentale è che, appunto, in questo caso, essendo una scrittura, come dire, contemporanea nostra, dobbiamo anche tenere conto del numero delle persone in cui dobbiamo farlo. Quindi voi sapete che, insomma, Sandokan, farlo in quattro, no? Perché, insomma, sono tanti personaggi, no? E quindi, come dire, dovevamo cominciare a trovare un criterio per riadattare questo romanzo per la scena, no? Allora, il primo bivio che ci siamo posti è quello se semplificare o no la scrittura, perché Salgari è uno che mette dei periodi che non finiscono mai. Non so se ci avete presente, ma era un malese della statura, no? Va avanti con periodi di 5-6 righe, no? Con un italiano che naturalmente non è più leggibile dai ragazzi di oggi. Dio sì, ma insomma, per dire, le versioni, non è un caso che le versioni che hanno avuto poi successo sono quelle che ci sono arrivate riscritte, no? Perché quelli originali sono... Allora, primo problema,
italiano dell'Ottocento oppure riscrittura sintetica? Italiano dell'Ottocento. Italiano dell'Ottocento. Problema, appunto, come svolgere l'azione, cioè cominciare a lavorare per, come dire, creare le battute. Chiaramente si lavorava consapevoli di fare una forma estrema di straniamento, perché appunto straniamento in senso brechtiano, cioè nel senso che appunto più straniati di così, cioè in un contesto completamente avulso rispetto all'azione, poco credibili come pirati, no? Figuriamoci insomma come soldati inglesi, come Lord Gillong, Brooke e via discorrendo, insomma diciamo sinistrati dappertutto. Cosa potevamo fare? Allora, l'idea che per noi è stata forte era quello di cominciare a lavorare sul romanzo veramente in maniera integrale. Allora, vi faccio un esempio dell'inizio del testo. Il primo strumento elettronico che uso alle 17:20. Finisco, così vi lascio. Allora, questo è l'inizio del nostro Sandokan. Ce l'ho, eh? Eccolo qui. Allora, interno, oggi, al centro della scena un tavolo di legno con sopra una bottiglia vuota e due bicchieri e una radiolina. Una donna entra portando dei grembiuli e degli strofinacci da cucina. Entra parlando a qualcuno in quinta. Al centro della tavola sta un tavolo d'ebano intarsiato di madreperla e accorgendosi della confusione sul tavolo, adorno di fregi d'argento, rimproverando qualcuno in quinta e portandogli bottiglie e bicchieri. Carico di bottiglie e di bicchieri del più puro cristallo. No? Dal dietro, sempre lei che dice: negli angoli si rizzano scaffali in parte rovinati, con questo modo di dire, come se desse delle istruzioni su qualcosa che ha una sua quotidianità ma che non si capisce, cioè come se tu dicessi: guarda, allora mi pulisci dietro, no, vai, no, dietro. Quello da dietro dice, come a dire, no, quelli con, dice, zeppi di vasi riboccanti di braccialetti d'oro, no, quella davanti, sì, di anelli, di orecchini, quell'altro, di medaglioni o di preziosi arredi sacri. E questo entra con un sacchetto di verdure, no? Entra con un sacchetto pieno di ortaggi e dice: ma contorti ed ammaccati, no? Mostrando gli ortaggi più, insomma, quelli un pochino più. Lei guarda dentro e le perle, arriva un altro personaggio, perle provenienti senza dubbio dalle famose pescherie di Ceylon, smeraldi, rubini e diamanti. In questo ha portato altri ortaggi e una pentola con dentro utensili vari. Lei, la ragazza, prende degli ortaggi e dice: ah, che scintillano come tanti soli sotto il riflesso di una lampada dorata appesa al soffitto, cioè guardandoli, no? Poi comincia a distribuire grembiuli, splendide vesti, tira fuori dalla pentola una bottiglia d'olio che si era rovesciata, bottiglie dritte e capovolte, no? Bicchieri interi infranti, tappeti arrotolati? Chiede a uno dei due. Quello esce e porta un rotolo di Scottex, no? Ecco, ok, tappeti arrotolati, carabine indiano, mostrando varie cose tipo coltelli, mezzalune, eccetera, eccetera, scimitarre, sciabole, pugnali, pistole. Allora, questo è l'inizio. E
No, per darvi un'idea, cioè sostanzialmente abbiamo preso le prime parole del romanzo di Salgari, l'abbiamo divise fra questi attori e questi attori hanno un sottotesto che non si riferisce a quello che dicono, ma che dice tutt'altro e dice qualcosa che ha a che fare con la preparazione della tavola prima di cucinare sostanzialmente. Ogni tanto ci sono dei cortocircuiti, per esempio la verdura ammaccata, i pomodori, no, le cose, oppure gli scottex, per esempio un classico è quando si ride, dice, arrivano tappeti arrotolati, arriva quello con lo scottex, no, è una battuta comica, però si usa esclusivamente le parole di Emilio Salgari. Allora, questo tipo di contrasto veramente straniante ce lo portiamo avanti fino in fondo, finché la gente non vede i pirati. La scommessa è stata questa: finché voi, pubblico, non vedete i pirati, noi si continua a fare questa cosa. Allora, con un gioco di chiaramente, vi immaginate, basta una bacinella d'acqua, diceva Shakespeare nel prologo dell'Enrico V, no? Basta una bacinella d'acqua per fare il mare, una mezza luna per fare una scimitarra e tanta, tanta bietola, cavolo nero, o peggio, io non preferisco le cime di rapa, questo no, perché poi c'è tutto un gioco, insomma, per fare una giungla, no? Cosa ci vuole di più? Niente. Allora, questo a noi ci è bastato per costruire un Sandokan, anzi per evocare un Sandokan. Ora ho detto sì, sembra un po' sbruffona la cosa, però diciamo un po' spavalda, però è vero, cioè evocare un Sandokan, come dire, che mette a confronto noi con quei personaggi e un po' la dice lunga insomma, non so quanto lunga, però insomma un po' dice la sua sulla nostra capacità di immaginare e sui nostri freni anche a immaginare e come dire, sul teatro, no? Che forse a volte basta, come dire, suggerire piuttosto che consumare fino in fondo, no? Piuttosto che come dire, dare immagini già molto digerite. E la cosa curiosa è che una cosa così, che noi non abbiamo mai pensato per bambini, ha avuto poi per bambini, che sono i primi a abbattere la barriera della fantasia e quindi a battere certi muri, ha avuto un successo completamente inaspettato. E questa appunto è... Voi vi chiederete, ma di lì come siete andati avanti, no? Chiaramente i personaggi diventano delle funzioni, dove io faccio sempre Sandokan, a provare. poi c'ho un paio di tigrotti che si intercambiano, si trasformano. C'è una perla di Laboan, che è prima un tigrotto e poi diventa perla, ma una volta instaurate esattamente le convenzioni, dopo un po' tutto diventa chiaro. Il pomodoro diventa il sangue, come diventa il cuore, come diventa il simbolo dell'amore quando scocca la scintilla, tra Cupido lancia la freccia, è come dire, tra Sandokan e la perla di Laboan, insomma. E quindi il rapporto tra il quotidiano e l'avventuroso, l'epica salgariana, coesiste in scena davanti agli occhi dello spettatore. Chiaramente è uno spettacolo, come dire, dove esiste un testo, ma come vi dicevo è molto faticoso leggerlo, mentre invece, dice, uno legge una cosa così ci diventa matto, mentre invece se vede lo spettacolo sono convinto che si diverte senza troppi filtri, insomma. Io, come dire, mi fermerei. No, mi applaude. troppo buona. No. Grazie. Qui è tutto filmato, No, e vi inviterei a... Sì. Ah, un break. Coffee break. Sì.
Faccio una domanda, poi mi scuso perché devo andare. Ecco, ma tu hai seguito un percorso alla facoltà di lettere, no? E hai studiato storia del teatro. Ecco, dopo, diciamo, come hai maturato questa altra esperienza? Perché ci hai fatto vedere molto bene che un conto è scrivere un testo, un conto è scrivere un testo per il teatro, un conto è, no, mettersi nell'ottica di chi lo recita, un conto è mettersi nell'ottica di chi lo recita, ma allo stesso tempo cerca di suscitare una dimensione di partecipazione straniata, eccetera, eccetera. Ecco, cioè, qual è stato il tuo percorso, diciamo, rispetto alla facoltà di lettere di Pisa, storia del teatro, critica letteraria, e poi invece quello che, no, avete fatto? Sì. No, è una domanda difficile perché di fatto è un intreccio, no, di appunto la cosa che io sono, ho cominciato a frequentare l'allora CUT, che era un centro universitario teatrale, ora è un tipo di organismo che non esiste più, o se esiste è proprio un rimasuglio degli anni 70-80, sì, lì era già quasi in via di estinzione all'inizio degli anni 90, quando noi abbiamo cominciato l'università, per cui il CUT era un modo per, come dire, tra virgolette, provare a mettere in pratica delle teorie, spesso anche in maniera goliardica, cioè ridendoci su, un po' come da goliardi spensierati, no? Per cui uno faceva, che ne so, la parodia dell'Otello, no? E si cimentava con dei giochi, come dire, puramente divertissement puri, cioè scherzando proprio, quasi più che giocando, no? Ci siamo poi, come dire, avvicinati a una prassi teatrale più seria quando accadeva una cosa che allora accadeva di più che ora, cioè quando c'erano i corsi di formazione professionale. Al tempo, parlo sempre nella metà degli anni 90, c'erano molte più risorse, cominciavano i primi progetti europei. Qui intorno insomma, siamo pieni di centri, sapete, appunto c'è Ponte d'Era, che a quel tempo era centro per la ricerca e sperimentazione teatrale, poi c'era cominciava a diventare anche un ente autonomo Cascina, che la fondazione Sipario, e c'era l'atelier della Costa Ovest, che era dislocato più nella zona di Rosignano, qualcuno se lo ricorderà, insomma, era tutto un prolificare proprio di corsi dove te avevi la possibilità di incontrare maestri, da Jerzy Stur a Federico Tiezzi, Sandro Lombardi, attori e registi di varia esperienza, non solo nazionale, e quindi, come dire, si affiancava un po' l'attività, cioè un'occasione che oggi è veramente molto più difficile anche perché proprio non ci sono più le risorse. Addirittura qualcuno riceveva delle borse da questi studi, cioè venivamo pagati. Mi viene da dirlo un po', è stata registrata questa cosa, perché ti viene da dirlo quasi sotto, cioè, capito, davano, fai conto, ma io vi la dico io, questa è veramente, si può, cominciai a fare la comparsa nell'opera a Pisa, mi dettero 700.000 lire nel 91 per un Don Pasquale di Donizetti, per 10 giorni di lavoro, 700.000 lire. Il direttore del teatro con i biglietti da 50.000 lire ci si accendeva la pipa. Appunto, come sopra, cioè, una volta, appunto, stiamo ancora pagando quelle fumatine lì.
No, però per dire, era proprio, c'era, seppur tutto scoordinato, non c'era nessun legame tra l'università e la cosa, però si intrecciavano varie esperienze che, se tu avevi una spinta un po' dinamica, potevi saltellare in qua e in là e insomma, avere, cioè, insomma... sì, o quantomeno comunque aver qualcosa poi da raccontare. Comunque avevi fatto l'esperienza al centro con Grotowski a Pontedera, no? E magari dicevo, ho passato la notte con i grotoschiani, no? Cercavamo di non addormentarci, no? Per dire, sono quelle cose epiche, no? Che uno dice ho fatto, e insomma ti rimangono, no? Questo. No, grazie a te. Prego. Volevo chiederle una cosa, perché mi ha colpito molto il passaggio che lei ha fatto dalla scrittura per un pubblico, la scrittura di un testo per un pubblico di spettatori, alla riscrittura invece di un testo noto per un pubblico di spettatori. L'esempio che diceva anche ultimo del Sandokan. Sì. Mi chiedevo appunto che tipo di ricezione fosse quello di un pubblico non smaliziato come quello del bambino che non conosce l'opera e che quindi chiaramente subito è attirato da meccanismi che possono essere anche comici, come le ha detto, rispetto invece a un pubblico colto che conosce l'opera e che quindi, insomma, sì, capisco l'effetto straniato, però potrebbe subirlo anche come un effetto di tradimento? Allora, giustissimo. Allora, diciamo che per quanto riguarda, allora, le riporto la mia esperienza personale, e poi semmai divaghiamo un attimo proprio concettualmente, no? Allora, sul Sandokan... Io ho avuto, proprio perché appunto oggetto, come dire, oggetto ormai lontano, oggetto veramente desueto, polveroso, no? Non ho, a parte un episodio di un salgariano, perché esistono i salgariani, esistono e sono nel nord Italia, no? E sono terrificanti, perché se ti si presentano e... No, ma è una cosa, arrivano con i volumi e arrivano con le armi che mettono in senza, sì, i Chris malesi, le cose, e che mettono nel foyer del teatro tutto gratuito, tutto senza scopo di lucro, perché non vendano niente e non venderebbero niente, difenderebbero con la vita quei cimeli. Come dire, questi qui, se sentono Sandokan, vengano, perché sono, come dire, allora io questa persona, questo signore mi sembrava anche simpatico e mi faceva vedere tutte le scimitarre, le cose, no? E i volumi, no? Che se te, pum, arrivava la botta nella mano, questo soggetto qui, alla fine dello spettacolo era nero. Io vado, guardi, che cioè, io capisco, se io faccio uno spettacolo sulla passione di Gesù Cristo e, come dire, urto qualche sensibilità, come dire, no, capisco, ma Sandokan, vediamo fuori i discorsi, no? Cioè, e ci vuole una sensibilità di nulla, cioè molto, bisogna essere veramente molto, molto, molto sensibili per come dire, no, denigrare, cioè, eppure... esistono quelli che sono ipersensibili anche nei confronti della tigre della Malesia, cioè, come dire, che poi noi non l'abbiamo nemmeno trattato in maniera irriverente, perché in fondo alla fine abbiamo capito di aver fatto un Don Quixote, cioè sostanzialmente il nostro Sandokan è un po' Brancaleone, un po' Don Quixote, e i nostri tigrotti uguali, cioè vedono cose che non ci sono,
perché se te vedi nella scimitarra l'importante è crederci e quindi dare l'idea agli spettatori, capito, che in qualche maniera tenere la barra della serietà, però alla fine fai un Don Chisciotte, cioè vedi mulini a vento, no? E come dire, la scommessa è farli vedere anche agli spettatori. Allora, detto questo, questa è l'esperienza personale. Invece io penso che un pizzico di provocazione, cioè che il teatro questo lo debba, come dire, avere nel DNA, no? Cioè il fatto comunque di spiazzare il proprio pubblico. Oggi siamo di fronte a come mia esperienza di teatrante e di spettatore anche, ha un fenomeno curiosissimo, cioè al fatto che pubblico e spettacolo si assomigliano e in maniera troppo omologante, cioè nel senso che io vado a fare spettacoli nel ghetto del contemporaneo. Quindi cosa significa per me ghetto del contemporaneo? Significa che mi mettono in un contenitore di nicchia dove chi ama un certo tipo di teatro va a vedere le curiosità che vengono fatte, quindi qual è la nuova drammaturgia, quali sono le nuove scritture di scena e compagnia bella. Naturalmente è un pubblico di super intelligenti o presunti o che si pensano tali, quindi come dire alla fine sanno tutto. No? Esatto, e alla fine sanno tutto, no? Escono convinti o non convinti, ma super, no? Che non c'è niente di peggio, no? Sarebbe interessante invece mescolare le carte per me, cioè trovarsi di fronte a un abbonato medio che sonnecchia e che dice: guarda, allora io ora inizio lo spettacolo, al 45esimo io mi addormento, caschi il mondo, io mi addormento. Allora la lotta con quello che vuole dormire diventerebbe una cosa veramente stimolante per me, no? Come dirti, che lo devo far saltare dalla sedia, oppure no, ridere, commuovere, quello che è, no? Quello che si, che insomma, entrarci in empatia. Ecco, a me una cosa di questo genere mi piacerebbe, proprio come concetto, no? Appunto, cioè, a volte è successo naturalmente nella storia del nostro spettacolo recente, quando alcuni artisti, voi pensate alle esperienze di cui si favoleggia, le cantine romane degli anni 60, l'epoca di Carmelo Bene, per dire l'artista forse di punta, no? Chi andava a vedere quelle cose? Andavano gli intellettuali, che erano poi dei filtri in qualche maniera, e anche come dire, dei diffusori di idee e naturalmente di creatori di un sentire, no? Però di fatto erano tutti intellettuali. Allora, poi dopo Carmelo Bene è entrato nei teatri, ha fatto spettacoli per i teatri di prosa. Gli anni 70, la fine degli anni 70 l'hanno visto come campione addirittura del botteghino, no? Dove il pubblico anche normale lo conosceva, no? E si aspettava magari la provocazione, la cosa. Però insomma c'è stato uno scollinamento. Oggi un po' il teatro contemporaneo rischia questa ghettizzazione, queste appendici alle stagioni ufficiali che spesso vengono fatte, cioè in teatri, ora qui a Pisa, fra l'altro siamo stati anche noi fra i curatori di una di rassegne che erano legate al Verdi, dove si poteva vedere proposte, diciamo, interessanti del panorama italiano del teatro contemporaneo. Però ecco, il coraggio, come dire, di sconfinare da un palcoscenico all'altro, quindi di sfidare i pubblici e quindi, come dire, di creare piccole provocazioni che poi insomma alla fine, ora non so se avete visto, ma succedono delle cose, non so se avete seguito questa storia dello spettacolo gender, che è dell'area, no? C'è questo spettacolo
che è uno spettacolo per bambini che parla appunto del fenomeno gender, cioè dell'identità sessuale, no? Diciamo così. Questo spettacolo, che come dire, fra l'altro è molto carino, è una piccola perla teatrale destinato alle nuovissime generazioni, quindi alla scuola, ha scatenato delle vere e proprie censure, ha scatenato delle scomuniche quasi. Cioè l'arcivescovato di Pistoia, Firenze, hanno vietato di andare a vedere lo spettacolo, no? Si è creata appunto laddove non ci sono questi, come dire, controlli, si è creata una specie di mina vagante che ha circolato liberamente, cosa che secondo me è veramente assurda, perché un po' il teatro dovrebbe essere un po' sempre provocatorio, no? Ma anche qui a Pisa c'è stata la polemica, non so se l'avete sentita, per una giornata particolare, film, insomma, voglio dire, ora il testo teatrale, sì, però insomma si parla di un film di scuola, insomma, io voglio dire, che dovrebbe essere stato ampiamente digerito, no, voglio dire, non è che siamo a, insomma, succedono delle cose a volte, ecco, però è raro che ci sia un po' di, come dire, pepe, ecco, nel rapporto tra pubblico e spettatore. Non so se l'ho risposto. Prego. Prima le donne, poi i bambini. Scusa, una cosa. Prego. Nell'escursus che hai fatto, io ho sentito, ma è un problema mio, un grande assente, un Dario Fo. Ecco, perché lui, appunto, pensando la commedia dell'arte, Grenblot, poi tutti i testi invece anche impegnati, ovviamente sempre produzioni proprie, certamente è una cosa diversa, però penso che anche lui è forse uno spazio. No, è vero. Anche se... perché poi alcuni suoi testi, penso a Morte accidentale di un anarchico, ad esempio, è uno dei testi più rappresentati in assoluto, certo, in tutto il mondo, quindi... Sarebbe anche interessante vedere come sono stati rappresentati, letti, poi vista anche la situazione particolare che viene raccontando, che forse in Italia qualcuno dei vecchi ancora ricorda, altrove non lo so, insomma. Certo, no, e poi è metafora comunque delle vittime del potere, dei capri espiatori, che... No, è giusto, cioè io non ho parlato di... Allora, diciamo... Non è un appunto, no, è no, solo... No, giustamente, cioè, io ho, allora, a me Dario Fo ha sempre interessato, devo dire, no? Per esempio, quando facevo dei piccoli corsi, dove appunto lì mostravo materiale audiovisivo, c'erano alcune cose che per dirti, pezzi del mistero buffo, io lo facevo sempre vedere agli allievi, no? Ma non tanto. Diciamo non tanto per la qualità drammaturgica della cosa, ma proprio per la capacità, proprio lì c'è il concetto di maschera, no? Che è in qualche maniera veramente Dario Fo è in qualche maniera un teorico e un, io parlo sempre dal mio punto di vista, un teorico e un, come dire, è un grande innovatore. No? Appunto, se si pensa che lui viene da questa, insomma, il materiale che poi dopo un pochino si è rigirato come gli pareva anche dal punto di vista teorico, no? Perché poi lui appunto inventava, a volte appunto fantasticava su tutto l'immaginario cinquecentesco dei gelosi, delle compagnie dei comici che andavano a giro per l'Europa, eccetera eccetera, però di fatto, insomma, quale migliore esempio di maschera fluida è stato Dario Fo, se lo pensi appunto la maschera in funzione drammaturgica, no? E il suo testo, anche lì la cosa più curiosa è che il suo testo forse più riuscito, io parlo del mistero buffo, che è una serie di frammenti, è praticamente intrascrivibile, non è leggibile fuori dalla performance, diciamo.
Io, ecco, una cosa che però questo è un pensiero personale, mi ha sempre più affascinato, diciamo, questo aspetto performativo e ironico, delirante, che non la scrittura, perché la scrittura è un po', come dirti, sempre a livello di gusto personale, ha un po' quel piccolo appesantimento ideologico che Edoardo non ha, no? E che, per dirti, per me è successa una cosa che, se uno si legge Filomena Marturano, no? Ma Filomena Marturano è uno dei capolavori, non lo so, te la leggi fuori, cioè le dinamiche umane che vengono fuori, no? Che trascendono ogni ideologia, ogni, non lo so, mi viene da dire che lì si tocca un dei tasti, no? Delle pieghe, no? Dell'animo e delle dinamiche tra persone che, per dire, non riesco a ritrovare in contesti come quelli di Dario Fo. Ma questo è un problema mio. Poi, grandissima stima, cioè, voglio dire, un maestro indiscutibile del teatro mondiale, un attore come pochi. Un attore che anche lì, mi viene da dire, in maniera curiosa, è come un po', anche qui ci sono, lui e Carmelo Bene, no? Hanno questa, che non citano mai direttamente le fonti, all'inizio lo facevano, poi piano piano, no? Cioè, Dario, ecco, per dire, io non ho mai trovato un riconoscimento diretto di Dario Fo a Jacques Tati. No? Non so se avete presente, Dario Fo è l'imitatore di Jacques Tati, se avete presente, oltre a una certa somiglianza fisica, no? Io ho visto, c'era una puntata del canzoniere Mario Riva, inizi anni 60, in cui Jacques Tati arriva e è diventato famoso perché aveva vinto la Palma d'Oro a Cannes, e non si sa come si trova in Italia e viene ospite del canzoniere di Mario Riva. Io da qualche parte ce l'ho registrato in VHS, poi ho cercato su YouTube, non l'ho più trovato. Allora lui ti fa questo pezzo dove racconta gli esordi della sua carriera come attore, e fa un pezzo di Gramlot, ma si sta parlando del 61, una cosa del genere, dove lui racconta di come veniva, come dire, dove lui faceva il boxer per il numero del boxer, e come entrava in scena chiamavano lo chansonnier, no? Che a quel tempo era, come si chiama? No, prima Maurice Chevalier. Allora, arrivava, no, allora fa questo pezzo, è tutto in francese, appena arriva Chevalier, lui riusciva, che era un pezzo del Gramlot di Dario Fo, ma abbondantemente 15 anni prima, no? E allora è possibile che non l'abbia mai rammentato, no? È curioso questo fatto, vabbè. Però insomma, grandissimo, l'esempio di Fo è, insomma, è insuperabile da tanti punti penso di vista. Penso che certe cose ora che è morto non le vedremo più. Non le vedremo più. Esatto, esatto. La capacità ma anche il coraggio, perché... Sì, è vero. Prego. Ciao, piacere, eh. Ciao, buon rientro. Ciao. Scusami. Niente, parto da una piccolissima riflessione che mi viene in mente all'accenno che, non volendo, hai fatto poco fa sul teatro d'opera, quando dicevi che andavi a fare la comparsa, eccetera. Allora, io che sono appassionato sia della prosa che dell'opera, tutte le volte che vado a vedere l'opera, di solito litigo con i miei vicini di palco,
perché in generale vedo che il pubblico di chi va a vedere l'opera è un po' l'emblema del cattivo pubblico del teatro, cioè magari fai uno spettacolo meraviglioso, stupendo, però ti criticano perché non hai utilizzato il costume dell'epoca oppure perché hai fatto una regia un po' più particolare, eccetera. Ora, volendo trasportare anche un attimo alla prosa, in generale quando si fa teatro d'autore, cioè è bene un attimo cercare di, tra virgolette, riscrivere, ricontestualizzare il testo d'autore che tu poni per andare anche a rompere un po' una tradizione che rischia di diventare stereotipo, tra virgolette, che fa in modo che si faccia teatro quasi solo per gli intellettuali e non per tutto il pubblico, tra virgolette. Piccola... Allora, vediamo se riesco a... Allora, diciamo, se io... qui è... So, scusami. La domandona, questa. Al novantesimo mi fai questa... No, nel senso... Stazione, No, scusami, nel senso, voglio dire, spesso e volentieri c'è molto la dicotomia tra chi tratta il teatro da un punto di vista filologico. Sì. E sì. Quando poi invece vai a teatro a vedere lo spettacolo in quanto tale, sì. Cioè da un lato, ecco, ti trovi, scusatemi il termine, i folli che ti dicono che ancora oggi, nonostante siamo nel 2017, se fai una tragedia greca devi fare cori in greco antico, e la persona comune che invece vorrebbe vedere uno spettacolo, certo, e certo. Vorrebbe andarsene con qualcosa in più, certo, diciamo, con un'emozione, certo. Un qualcosa, certo. Ecco. No, no, ma io la penso come la persona, chiaramente, no? Perché di fatto, come la persona comune, perché di fatto uno, appunto, gli esempi che si facevano prima da Shakespeare, appunto, non esisteva la filologia, cioè te bypassi, quelle diventano oggetti, cioè Shakespeare secondo me lo pone in maniera eclatante a livello teorico nei suoi testi, cioè quando un momento nell'Amleto che tutti ricorderete, no? In cui Amleto si trova, come dire, a pensare, e ha appena visto Ofelia che passa per le cose, insomma, nelle sue lucubrazioni, e pensa al teatro, no? E dice quella famosa battuta: chi è lui per Ecuba, è Ecuba per lui che debba piangerne, no? Allora, lì il concetto è semplice, dice: ma come? No, io c'ho. Allora, Amleto non riesce a piangere il padre, no? È vestito di nero, è tutto un è come se non avesse superato un lutto, no? Ok? E questo glielo dice subito lo zio, ormai diventato patrigno, all'inizio del dramma. Quando lo vede, sei sempre così rannuvolato, no? O ciascuno di noi ha perso un padre, che a sua volta ne ha perso un altro, che a sua volta ne ha perso un altro, ma per te sembra una cosa particolare, cosa sarà mai successo, no? Allora, questo lutto non superato, non è che entro nella dinamica psicologica, diciamo metaforicamente, lutto non superato, Amleto lo riporta alla metafora teatrale e dice: ma possibile, ha visto recitare l'attore, no? E dice: ma quello piange per Ecuba. No, io non piango come io, che ho avuto il padre assassinato, la madre insozzata, il letto del padre dal fratello, il delitto di Caino, e non piango. E quello piange per Ecuba. Ma chi è Ecuba per lui? E lui per Ecuba che debba piangerne? No? In qualche modo pone una domanda che è il centro stesso del teatro. Cioè, perché io devo piangere per Ecuba, no? E perché io devo, come dire, commuovermi su una storia che, come dire, è mio patrimonio, magari vivo, no? Però è molto lontana da me. C'è un altro esempio, ciao, un altro esempio, e chiudo, scusami la prolissità, sempre di Shakespeare, questa volta però letteratura, il dramma di Lucrezia, uno dei poemi di Shakespeare, che non, è meno conosciuto, dove Lucrezia viene stuprata, approfittano dell'assenza del marito, e lei rimane talmente paralizzata da questo dolore che non riesce a sfogarlo, non riesce a piangere, no? Un po' come Amleto, che dice: ah, se questa dura, questa solida carne, troppo solida carne, si potesse sciogliere in lacrime,
no? Quindi è come se avesse un groppo qui. Cosa fa Lucrezia? A un certo punto, e questo è tutto in versi, si ricorda che nella stanza da basso c'è un grande affresco della guerra di Troia. Va giù, scende e nel grande affresco della guerra di Troia comincia a guardare tutti i personaggi. La descrizione è bellissima, finché non vede il volto di Ecuba, no? Quando l'irsuto Pirro col macete, no? Sta uccidendo il vecchio Priamo. Allora, quando coglie quello sguardo raffigurato del pittore, no? Lei piange, finalmente riesce a piangere. Allora, ecco, come dirti, lì non ci sono mediazioni culturali, c'è un patrimonio vivo che in qualche maniera è sentito, c'è l'opera di un artista, ma non si guarda i costumi, i sandali, ma guarda quello e questo e quest'altro, ma si va direttamente a, come dire, si va direttamente al cuore della questione, no? E a me questa cosa mi ha sempre fatto pensare, chi è lui per Ecuba e Ecuba per lui che debba piangerne? Cioè, è la domanda che pone le basi del teatro contemporaneo, cioè in qualche modo apre il mondo, cioè alla fine che rapporto c'è tra questo, allora, tra l'attore e il suo ruolo, ma anche tra lo spettatore e quello che guarda. Che secondo me è veramente, cioè te devi superare le barriere, come dire, devi cogliere la forza della metafora. Se uno coglie la forza della metafora riesce a commuoversi, e cioè, come dirti, mettendo al bando ogni tipo di filologia della ricostruzione. Cioè, poi naturalmente c'è l'appassionato, come dire, Francesco Orlando ci diceva che io voglio vedere la commedia, voglio vedere Molière fatto dalla Comédie Française e basta, no? Come dire, era un grandissimo, no? Però di fatto, come dire, lì c'è un gusto in qualche modo, no? Anche della provenienza, della filologia, però di fatto lo spettatore che si abbandona deve poter bypassare ogni tipo di, secondo me, e godere di quello che vede. Come appunto, io non ci credo che quando faceva Giulio Cesare, Shakespeare diceva: allora ragazzi, fatemi vedere questo sandalo, i coturni, voglio vedere i coturni, no, qui se c'è un coturno non filologicamente corretto, cioè non ci credo, cioè credo che fosse tutto un pastiche di cose, come dire, allusive, no? Vi ricordate il prologo dell'Enrico V quando dice: scusate se in questa misera O di legno, in questo piccolo cerchio di legno, siamo costretti a farvi entrare le truppe, no? Gli eserciti inglesi, l'esercito, cioè, dice, cioè immaginate, no? Sopperite voi con la vostra immaginazione alle nostre mancanze. Ecco, quella è una chiave, secondo me, che diventa veramente e anche economicamente sostenibile. Perché veramente, guarda, su questo il teatro del Novecento, insomma dal barocco in poi, è stato ha tirato un po' la corda, no? Rispetto al rapporto tra quello che si poteva far fantasticare e quello che si doveva vedere, insomma, no? Cioè, sono stati spesi parecchi vaini, insomma, detto in francese. Non parliamo, appunto. No, grazie. No, scherzo.